Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo qui riuniti noi 5 più Leo per giocare al gioco dei 5 secondi che avevamo fatto un sacco di tempo fa, se vi ricordate, assieme. E lo giochiamo in 5. Sarà un po' complicato, soprattutto perché Leo non capisce la nostra stessa lingua. Esatto. Però è molto carino, quindi vince per bellezza. Si okay, sta arrabbiando. Punto bellezza. Leo, no! È finita malissimo, ok? Steph, se vuoi una spalla te la regalo per il Natale, eh? Esatto, mi sa che mi ha graffiato brutalmente. Anche tu sei okay, scemo. Molto bene. E dicevamo, allora, praticamente vi spiego per farvi capire. Prendo tipo una carta, ve la leggo, mm-hmm. Ed è tipo, dimmi tre cose che si trovano in uno studio medico. Il problema è che avete questo frangente di tempo. Ok. Che cinque sono secondi. Letteralmente 5 secondi. Ok. Ok. Madonna. Quindi, questa è la cosa complicata. Ovviamente per ogni carta che riuscite a fare fate un punto e vincerà okay, chi tra di noi avrà fatto più punti. E vincerà chi vincerà. Vincerà okay, chi vincerà. Ovviamente abbiamo carico, modificato un po' le regole del gioco perché ragazzi è impossibile giocarlo. Non c'era bisogno di specificarlo. No, certo, giocarlo che siamo tutti giusto, in case diversi, quindi. Allora, siete pronti? Vai. Vai. Lala. Allora, chi vuole partire? Dai, ciao, forza. Ma perché? Ciao. Vai, parto io, vai. Allora. Ok, sei pronto? Tanto perderò già, sì, vai. Ti metto già l'ansia. Allora, dimmi tre cose che si trovano su un campo di gioco. Erba, palloni, porte. Ok. Sì, okay, sì, ci sta, okay, è un punto, è un punto. Ha senso. Il primo, secondo serve a realizzare e gli altri quattro esatto, a rispondere. Esatto, gli altri quattro a dire le cose il più velocemente possibile. Peggio, dai. Allora, adesso tocca a Mark, dato che pensava eccoci, peggio. Allora, sei pronto? Vai. Dimmi tre oggetti con quattro gambe. Tavolo, sedia. Oggetti? Finito il tempo. No. Scrivania, campione. Scrivania, potevi dire. Diverso dal tavolo. No, è diverso. Ha un uso differente. Secondo, secondo me, guarda, lo potevi te l'avremmo accettato. E che ansia. Esatto, anche comodino. È facile, cioè, diceva lui. Vabbè, ma oh, io non sto giudicando. Xiao, sinceramente, porte non mi stava venendo in mente, quindi tranquillo. Allora, è il momento di marci. Vai. Dai, non è impossibile. Secondo me dovremmo anche fare che abbiamo tipo delle carte passo. Cioè, magari hai tre non volte. Non rompere, non complicare ulteriormente. Perché? Che no, sono è impazziato, carino se passiamo ogni tanto. Ma bocciato, è colpa sua. Stefano ha guardato la mia carta e si è spaventato, ho paura. No, vai, vabbè, io lo riuscirei a fare, però non è banale vabbè, come gli altri due. Ma tu hai più tempo per pensarci. Vado? Vai. Dimmi tre grandi tornei di tennis. Allora, Roland Garros, US Open e Wimbledon. Ok, ce l'ha, ce l'ha. Bravo. Non wow, erano finite le palline. A me non sarebbero venuti così in 5 io secondi. Io manco uno, le sapevo, raga. Sto dicendo Australian Open, ma non mi ricordavo se era sempre uno slam. Sì, wow, sì, sì. Infatti e a me veniva tornei, Australia. Quindi potevi dire anche Master 1000 ah, okay, in realtà, potevi mamma dire anche mia, quello di Roma. Sai sì, che me, c'ho i baliti al 2. Allora, signore editor, segni i punti perché non ce la posso fare a ricordarmeli, sarà impossibile. Sono io con la 0. Tocca tanto a Fere e poi toccherà a me. Sì, vai. Vai. Allora. Non farmela difficile. Breve. La vabbè, teniamo per qualcun altro, dai. Aia. No, per voi è più semplice che per Fere. Non farmi robe di sport che non conosco. Vabbè, però è difficile, questa non mi interessa. Te ne ho già scartato una, sono già stato simpatico. Dimmi tre canzoni per bambini. Baby Shark, Ninna Nanna. È Peppa Pig, è una canzone che è la canzone, sigla di Peppa Pig. Dai, non rompere. Pere, sai che era veramente difficile ma questa. Che ne so? Baby Shark l'ho pensato anch'io, Ninna Nanna anch'io, però tipo l'uomo nero potevi dire. Lo zecchino d'oro. Ma lo zecchino d'oro è più una trasmissione. Sì. No, l'uomo nero è una canzone. Avrei dovuto dire tipo la canzone di Dragon Ball, sempre per bambini, Dipende quanto piccoli i bambini però, Vabbè. Vai Fede. No, allora te la faccio difficile. Io avevo questa semplice per te, ma tu sei un'infame. Guarda che ti ho scartato allora, una peggiore. Allora, dimmi tre tipi di vacanza. Crociera, viaggio in aereo e escursione. Viaggio in aereo vabbè, però non vale. Tra ma che non è una vacanza viaggiare in aereo, scusami. Sì, la vacanza è il viaggio dove tradizionale. No, è il posto dove vai. Mi ragazzi, sento d'accordo con Fiere. Cosa dicevo allora? Cioè, viaggia a Barcellona. Mare, spiaggia. Esatto, la spiaggia. Dire, mare, montagna, collina. Fare montagna, cioè, fare le vacanze viaggiando in aereo. Signore editor, censura. Eccoci. È finito. Eccoci. Allora. Così impari. Tocca di nuovo a Xiao. Quella difficile, Xiao?
No, non è troppo. Dai. Dimmi tre bevande calde. Allora, tè, minestra, si può dire, e zuppa di miso. Non sono bevande. Siamo il caffè, il tè caldo, la cioccolata, cioè la zuppa di miso. Ma dove è arrivato? Oltretutto però io mi sveglio tutte le mattine con una zuppa di miso. Io provo perché io adoro la zuppa di miso, la prendo un sacco. Ma dove è uscita poi? Non il caffè, la cioccolata. Ciao, meriti l'ergasto. Lo so. Allora, beh, eccoci. Io questa la voglio per Mark. No, ti sto facendo un potenziale favore. Calciatori vecchi, secondo me. Vado? Vai. Dimmi tre giocatori della nazionale di calcio italiana. Baresi, Totti, Del Piero. Teoricamente dovevi dire la nazionale. La nazionale adesso, sì. La nazionale. Facciamo una, ne giochiamo un'altra, dai. Dai, un'altra. Vabbè, era comunque la nazionale italiana. È stato un misunderstanding. Secondo me è la nazionale attuale. Vado? Vai. Dimmi tre elettrodomestici. Frigorifero, microonde, computer. Non è un elettrodomestico il computer, ragazzi. La lavastoviglie, bro, la lavastoviglie. Il forno. Vabbè, ma entra di una casa. No, allora. Elettrodomestico e cucina, mi sa, per definizione. Ah, intendi come cucina? No, l'italiano lo intende come cucina. No, gli elettrodomestici. Può essere anche la lavatrice. Esatto, sono praticamente. Ma non è il computer. Ma non è il computer. Allora, qualcuno googli se elettrodomestico rientra con computer. Aspetta, io googlo. Voglio la definizione di tre cani. Aspetta, un computer è un elettrodomestico. Quale cosa si fanno seriamente? No, non lo è. Non lo è. Come no, raga? Non lo è. Elettrodomestici, le caratteristiche di un computer ai consumi. No, ragazzi, fermi. Allora, no, aspetta, cani. Aspettate. Denominazione generica, sì? Di apparecchi e piccole macchine elettriche impiegati per usi domestici. Cucine, e stufe, scaldacqua, aspirapolvere, lucidatrice per pavimenti, ventilatori, vedi? Lavatrici, no, lavastoviglie e frigoriferi. Io vi leggo anche la definizione di Treccani che dice: nel 1976 nasce il PC e il computer diventa un elettrodomestico. Treccani. Ho avuto ragione. Io non la darei buona. Neanch'io. Ah, Treccani gli dà ragione. Però Treccani gli dà ragione. Va bene. Ma raga, perché Treccani l'ho fatta io. Per questo è la Chi toccava a Marci? Marci. Mi dispiace. Aia. Dimmi tre modi di far contenti i tuoi genitori. Greve. Allora, buon voto a scuola, guadagnare bene e laurearsi. Mi è piaciuto. Bello, no, ha senso. Scuola, oh. No, vabbè, sono due cose diverse. I buoni voti sono alle superiori e poi ti lauri all'università. Scusami, Baresi. Aia. Io ne ho fatte due. Io non l'ho sentita perché stavo scegliendo la carta per Steph. Vai. La scelgo per più gentile, per Fede. Aspettate che io sono ancora a zero punti. Dimmi tre nomi femminili che cominciano con la lettera B. Barbara, Benedetta e Beatrice. Brava. Wow. Ti giuro, avrei detto lo stesso, oddio. Io invece avevo solo Beatrice in testa. No, in ordine come hai detto. Vabbè, mi sono venuti in mente questi. Stavo panicando un pochino, non era senso. Dimmi tre edifici imponenti. Torre Eiffel, Empire State Building e la Torre di Tokyo. Tokyo Tower. Ci posso stare, dai. Che cavolo, non mi rompere le scatole. Fatti una vita lurida. Grattacielo, cose così. No, dovevi dirne tre giusti, non secondo me. Ci posso stare, ci posso stare. Allora, io questa non la saprei fare, ma credo che Xio ce la possa fare. Ecco, sicuro. Non c'ha voglia di scendere. Okay. Potevano farlo un po' più. Vado? Dimmi tre grandi magazzini. Che significa? E i centri commerciali. eBay e DHL. No, centri commerciali. Ma tipo Macy's, Carrefour e Ocean. Secondo me i grandi magazzini in realtà sono ancora diversi e sono quelli di vestiti. No, Primark, Arese, Primark, esatto, quelli sono. Secondo me era tipo Decathlon. Era troppo generico, no? Sì, ma poverino Xeo ha detto DHL che è un corriere. Cioè, tu sei... Non c'era bisogno di farlo notare, però. Sono tipo proprio l'opposto. DHL. Questa è carina. Dimmi tre regali da non fare mai. Un anello, delle mutande e delle calze. No, dall'anello si fa. Ma perché io non approvo. Dovevi dire. Ogni volta che regalo un anello alla ragazza mi lascia dopo due mesi. Allora, ma quello è un tuo problema, però. Le calze e le mutande è sempre ogni Natale, dannazione. Però basta. Io le calze le apprezzo sempre. No, ma io avrei detto i soldi. I soldi non si regalano mai. Vabbè, tra parenti.
il carbone? No, non lo so, ma come si risponde a questa domanda? No, però lui prende sta... zero. Ma no! Palese. No. Secondo me l'anello l'hai perso. Dai, diamoli, esatto. diamoli mezzo punto. Mezzo mi punto, mezzo punto per il signor Editor. Ma perché? Perché è solo l'anello che ti contesto. Siete dei truffatori. Allora, vai, questo Marci. Lo so già. No. Dimmi tre modi per non avere caldo d'estate. Stare in canottiera, avere un ventilatore e accendere il condizionatore. Che sono la stessa cosa qua. No, ventilatore e condizionatore. No, no, sono diversi. Ho imparato molto qua, ragazzone. Vabbè, sono due tecnologie diverse per raffrescarsi. Vabbè, va bene. Per refrigerarsi. Vabbè. Allora, stare dentro il frigorifero. Questo è più specifico, quindi è facile. Vado? Perché è per me? Sì. Ok, vai. Dimmi tre negozi di abbigliamento. H&M, Primark e Calzedonia, che ne so. Vai, ci sta. Dai, sei salvato. No, aspetta. Calzedonia e costumi da bagno, ma anche canotte, anche penso. Pigiami, esatto. Dignitosamente. Io dico la che lasciamo. Ci posso stare. Dai, dai. No, non mi venivano in mente, raga. Cioè, non me li ricordo, oh, no, i negozi. Dimmi tre posti in cui puoi trovare una foto. Instagram, Facebook e Pinterest. Io boccio. No, tre posti. Tre posti, tipo museo chiesa, galleria, in chiesa. Casa, anche casa. Anche dal casa. Fotografo, ragazzi, ci sono le foto. Vabbè, per me i social network sono un posto. Però va bene, va bene. Io, sapete che gliel'avrei accettata, no, però no, vabbè. No, posso, io okay. Posso. Okay. Oh, anch'io l'avrei accettata, però contestano tutti. Ho capito. Però siamo due contro due. Ho capito. Va bene, io mi sfogo, inizio a scegliere i peggiori. A allora. Zuppa viene portata da DHL. Allora, siamo e salvo, vediamo Mark dopo, guarda. Dimmi tre insetti. Allora, tarantola, vedova nera e mantide ragni. Religiosa. Vabbè, comunque insetti, no? Dai, ti prego. 0,75. Ha detto due ragni, raga. Due ragni. Due ragni. E la mantide non credo sia un insetto, comunque. Infatti, cioè, perché hai detto zanzara moscerino? La mantide così? Religiosa è un insetto. No, no, sì, no. Sì, sì, è un insetto. Cerca mantide insetto. Religiosa e insetto. Ok, e per i ragni, raga, secondo me è mezzo punto, perché ha detto due ragni. Il ragno è... un insetto. Sì, me ne hai detti due, fra. Mi hai detto due. Vabbè, che vuol dire? Non vabbè, ragno. Vabbè. Ti immagini, ragno. Allora, mezzo vai. Punto. Non accetto oltre. Per vabbè, i due ragni. Io appunto tutto su De Marco. Io, sto andando di cattiveria. Ma io sono a uno e mezzo. Ma che vuoi da me? Adesso va a zero. Vado? Ecco là. Dimmi tre prodotti chimici. La tachipirina, il brufen e... assolutamente. Quelle sono medicine, i prodotti chimici sono tipo la varechina. È comunque chimico. L'acido raga. Clorico. Ma dov'è che è chimico? È una medicina. Sono fatti in sono prodotti chimici comunque. No, no. E allora è chimico tutto così, no, no. Ma in realtà è chimico tutto, ragazzi. Appunto, quindi è zero. Però i prodotti chimici sono intesi quelli per pulire quello che sbianca, tipo i detersivi e così sì, via. Ma anche il tuo shampoo è un prodotto chimico. Buongiorno, principessa, vabbè, dopo 20 secondi. È vero, poteva dire shampoo però, effettivamente. Però è molto più chimico della tachipirina. Ma schiuma, tutte ste robe. Mi sento... Ma le medicine sono fatte in quante medicine quindi sono prodotte chimiche? Io ricordo, no, io ricordo che i posti non sono social network, quindi a me le medicine non sono prodotti chimici. Zero. Si vendica. Zero. Si vendica. Guardalo, sto zero. Guarda. Guarda. Siamo fai la Svizzera, sempre neutrale. Tu. Rancoroso. Cita tre nomi di grandi scuole. Allora, Harvard, Yale e Cambridge. Sì. Ci sta, no, è vero. C'è troppo forte, raga. Ma sì, è il suo gioco, raga. Comunque. Le risposte sullo schermo, raga. Non può essere. Allora, c'è la soluzione. Ormai la odio. No, io te ne ho scelto una semplice. Te ne ho scelto una semplicissima perché ti volevo far fare un punto che mi fai tristezza così. Vabbè. La tenerezza di Ferri in questo momento è: per favore, fammela esatto. Semplice, per favore. In realtà, se il tuo cervello va veloce, è facile. Ma non va veloce il mio cervello, lo sai benissimo. Mi conosce, sono un piccione. Dimmi vai. Tre piatti a base di pomodoro. Pasta al sugo, pizza e bruschetta. Mamma mia, Fere, totale. Ma bruschetta totale. Non è io la pizza. Io avrei detto pasta al forno, ma va bene. Io ho pensato subito a Mark e volevo fare pasta al sugo. E comunque io accettavo. La mia straisi dentro. Ti avrei dato anche i miei punti. Te perché dato. Tu dici, Mark, in una metti la cipolla, l'altra no, l'altra metti il basilico, quindi ci poteva stare. La pasta vai, sugo. Sono Vado. Pronto. Dimmi tre regioni del nord Italia. Lombardia, Veneto e Piemonte. Ok. Trentino. Gli volevo dare un punto easy. Grazie.
Apprezzo. Dimmi tre cartoni animati. Allora, i Celestini, i Pokémon e Heidi. Ma, ragazzi, ma scusami, cos'è i Celestini? Ma come ragazzi? Fai a pensare ai Celestini? Cioè, Drago è il preferito di quando ero piccolo. Ma ragazzi, aiutatemi, cos'è i Celestini? Certo, bellissimi, era un cartone di animato. Ciao, di, ma non è che li facevano un gruppo di ragazzi nella... che... No, sono giuro, sono Rai 2. Tipo la TV regionale, c'è, ragazzi, lo trovo. I Celestini erano quelli che giocavano, era street a football. Sì, street football. Ma era hit, ma che Celestini. Sì, erano bellissimi. La compagnia dei Celestini. No, gli Avengi no, la compagnia dei Celestini. La compagnia dei Celestini. Comunque metto 2. Mezzo punto. Dai, povero, ma si è, raga. Sì, ma erano 8 secondi. Ah. È un po' troppo tardi. Il fatto è che quando tipo la mia mente tipo va in stress, io... No, ma anch'io sono così. Ma anch'io sono così, Tranquillo, se ora mi chiederà tipo le formule chimiche, no, se l'acqua mista all'idrogeno con un po' di è molto carbonio. Più semplice quel che pensi. Eccola. Dimmi tre cose che si trovano in un circo. Un clown, una tigre e la terra. No, ma raga, raga, cioè, l'ossigeno, persone, l'ossigeno cose. Si trova. Cos'è? Un oggetto? No, ma tipo marchi trapezisti, tutte queste persone, no? C'è la terra battuta. La cosa scandalosa è che ci lavora pure, dato che è un clown e comunque non è riuscita a dire tre. Circo. Lo so, infatti ti sfrutto in quanto clown, pagliaccio. Comunque è fatto di te. Cioè, poteva dire anche le transenne. Qua è zero e non voglio sapere niente. Allora, se ho fatto su tre mezzo punto, io ne faccio 2 su 3 in 3 secondi. Ma le tue due sono due persone, zitto! Zitto, cioè, poi tu. Qualunque posto, terra, ossigeno e sole. Così. Ah, raga, il primo round, terra, ossigeno e luce. Raga, Xiao, per il campo da caccia è rancoroso, raga. Ha detto giusto. Erba, e io non posso dire terra per un circo. Ma non è terra il problema, zitto, è il clown, il pagliaccio nulla. Il problema. No, è pazzesco, ho detto pagliaccio, tigre e terra. Ma la tigre non è una cosa. Come no? Cose sono inanimate, Marco. Ah, ma allora, ma cosa vuol dire? Delle cose che ci sono dentro. No, beh, avrei pensato anch'io effettivamente alle persone. Mezzo punto per la lamentela. Anche il clown non è una cosa, ma che dici? Dimmi tre opere di Pirandello. La Madonna. Non me lo ricordo. Ma che ne so. Uomini di cultura qua. Neanch'io, neanche una mi viene in mente. Non mi viene in mente. No, non mi ricordo. Dimmi tre mode passeggere. Cosa vuol dire? Non lo so. Dai. Ma che ne so, non mi viene in mente. Spinner, niente. Ah, questa era... che ne so. Ah, no. Io pensavo mode tipo il giubbottone di pelle. Esatto, mi sono intrippata. Anche tipi di mode passeggere, però abbiamo avuto una scena muta qua. Era troppo difficile. Ma dai, non è vero. 0-0, raga, lì sopra, 0-0, brutta roba. Che pensa anche sotto. No, io guarda, ho fatto un punto reclamoroso col circo, che era veramente, guarda. Tre oggetti dai quali si può bere. Bicchiere, tazza... La bottiglia, La borraccia, lo sapevo che ti saresti intrippato, quindi te l'ho fatta apposta. Perché era semplice, ma sapevo che lui avrebbe sbagliato. Perché non gli sarebbe venuto in mente proprio borraccia. Fatta apposta. Questa ragazza è veramente... Raga, a me questo gioco piace un po'. Vero? Follia. Anche a me è troppo bello. Ha vinto. Immagino che fa così. Così. Guarda che tigre bellissima che abbiamo in casa. Leo, sei la cosa più bella che ci sia al mondo. Sei bellissimo. Lasciate un mi piace per Leo, grazie. Ha finito. Abbiamo finito. Niente, bello. Bello. Ho perso. Divertente. Ciao. 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 Congratulazioni.